Continuiamo questa ricerca nelle profondità della Terra. Stuprando questo territorio e prendendo tutti i tesori che esso contiene. E sinceramente, in questo periodo mi sento estremamente fortunato. Ho trovato pietra rossa, ferro, oro. E altre piccole cose che mi saranno molto utili. Un paio di episodi fa avevo sfondato e avevo trovato tutti insieme ferro, oro e pietra rossa. Adesso ho cambiato zona perché voglio vedere se riesco a trovare qualcos'altro. Se non avete visto gli episodi precedenti in cui bestemmiavo l'intero calendario, sia quello italiano con la greca e quello ortodosso, andate a rivederlo, sicuramente mi farete delle grosse risate alle mie spalle. A proposito di spalle, ho trovato oro, cioè ferro, ferro, sì. Due blocchi concatenati al vicino, quindi significa devo scendere da questa parte se voglio trovare qualcos'altro di più. Allora, leviamo questa terra che mi potrà essere utile, anche se il mondo è pieno di terra, questa magari mi potrà essere utile per salire quando sarà il momento, o per chiudere la grotta quando sarà il momento. Ma non credo proprio, penso proprio che userò questa terra. Ma perché ci sta tanta terra qui sotto, a questa profondità poi? Sembra che sta nascondendo qualcosa la terra, un passaggio. Sì, un passaggio in cui ci sta un blocco di oro. E oro, sì. E allora? E pietra rossa. Ferro. Un'altra volta questa triplice accoppiata. Molto ferro in questo punto. Forse dovrei scavare a fondo qui. Non lo so. Io comunque tutto intorno a me sento voce. Allora, prendiamoci questa ennesima pietra rossa, che sarebbero rubini, va bene? Ma i rubini non me ne faccio un cazzo, mi servono lì. E vabbè, continuiamo a bucare e vediamo che succede. I nostri eroi riusciranno a trovare finalmente quello che bramano tutte le donne in tutti i paesi del mondo e che hanno fatto la pubblicità un e per sempre? Molti penseranno, ci hai cagato il cazzo con questa storia che cerchi il Diamond. Mi dispiace ragazzi. Se per questo ve lo cagherò ancora il cazzo, per questa parola la ripeterò fino a che non vi uscirà dagli occhi, dalle narici, dal buco del culo. Anzi, sinceramente, se qualcuno di voi cagasse il diamante, secondo me non sarebbe incazzato, sarebbe il mondo più felice di questo mondo. Al posto degli stronzi cagare i diamanti. Diventereste ricchi ogni volta che andate a cagare. Anzi, se uno dice andare a cagare, sareste contentissimi, perché ogni volta che cagate diamanti. E invece del più grande che ho trovato è carbone. Ora come si dice? Ed un diamante non è altro che carbone che è stato pressato a una pressione tanto forte. Quindi se qua c'è carbone può essere che ci sia lava. No, e invece trovo terra. Ancora terra, terra, in questa profondità terra, ma invece metterci la terra, metterci qualcosa di utile. Ferro, oro, penso un po', tanti blocchi di terra che diventassero tutti i blocchi di ferro, tutti i blocchi di oro, tutti i blocchi di pietra rossa, tutti i blocchi di diamante. Ma secondo me il fatto è che i nuovi aggiornamenti di Minecraft hanno fatto sì che il diamante sia diventato raro? Può essere. E va bene, prendiamo tutto quest'oro. Vuol dire che con quest'oro mi ci farò la mela d'oro. Almeno avrò un po' di assorbimento danni.
Poi se potessi fare la mela d'oro, quella più potente, che ti dà anche la rigenerazione della vita, l'assorbimento, la resistenza al cuore, tipo l'ottimale, sarebbe anche meglio. Niente da fare, sto facendo scaldamenti da più di 20 minuti e mi sono rotto gli zebedei, non sto trovando un cazzo qua sotto. E naturalmente ho fatto un grosso taglio perché mi sono fatto due palle grosse come il Grand Canyon. Ho sfondato da tutte le parti e ho trovato un benato cazzo, a parte un po' di oro, un po' di ferro e un po' di carbone. E va bene. Allora, qui sotto ho fatto un po' una cosa. Come avete visto, è la mia base. E come vedete sto spuntando in ogni direzione. Io spero di trovarne altre. Già, già, già. Se mi sto sotterrando sotto questo cumulo di roccia, non è certo perché mi piace stare sottoterra. Non sono una talpa. Anche se continua così lo diventerò una talpa. Mi chiedo una cosa, se continuo a scavare sottoterra e magari scavo per un quarto d'ora, 20 minuti, 40, 50 minuti, sempre sottoterra, pensate che se poi incomincio a scavare verso l'alto, arrivo in un altro continente? Plausibile. Qua c'è sta la ghiaia e sotto la ghiaia per il rifondo, quindi significa che anche qui non si può scavare più. Comunque una cosa, se scavassi la pietra di fondo, andrei nel Nether. Cioè, tecnicamente uscirei fuori dal mondo. Quindi la soluzione, un'altra cosa voglio chiedere. Se scavando sul tetto del Nether, anche in quel caso uscirei fuori dal mondo? Allora, ho un po' di casino da togliere. Allora, vediamo un po'. Visto che questa è la pietra di fondo, utilizzerò i blocchi di pietresco per tappare. Perché tanto penso che più giù di così non posso andarci. Ah, è davvero una rottura di palle. Cercare e non trovare quello che vuoi. Io proseguirò in questa direzione. Io perdo un piccone. E ho trovato altro oro di questo. La cosa strana è che non sto beccando lava. Sono molto fortunato, la lava in questi punti non c'è. In compenso ci sta oro e l'oro lo sto prendendo perché il progetto è quello di farsi del deppolo. Non deppolo. Ho detto che la vita lo so, ma io sono fatto così. Sono un bastardo dentro e fuori. Ma probabilmente se avessi le figlie sarebbe anche loro un bastardo. Specialmente se le faccio andare a puttane. Comunque, prendiamoci anche questo. Io sto prendendo tutto, tanto non mi costa niente. Il ferro per i picconi ce l'ho, la pietra per fare i picconi ce l'ho. L'unica cosa che forse potrebbe cominciare a scarseggiare è il legno. Perché è l'unica cosa che qua sotto non si può. Ehi, lapislazzuli! Cazzo, non c'è spazio. Devo buttare qualcosa. Cosa butto? Ma perché devo buttare qualcosa? Tengo la cesta e vado a depositare qualcosa e poi vado a prendere la pesilazione. Se non mi sbaglio sta di qua il percorso, sì. Ok, allora dove sta la cesta? Di qua non ci sta nessuno ancora, meno male, non riesco a trovare nessuno. Allora, questo,